palco della Scala nel gennaio del 53. Spettacolo di gala, signore in décolleté, discese da un romantico coupé in un vecchio palco della Scala. C'è tutta Milano in gran soirée per ascoltarte Baldi, la Bellincioni stagno, in un vecchio palco della Scala, in un vecchio palco della Scala, in un vecchio palco della Scala. Buongiorno. Buongiorno maestro, buongiorno maestro. Lei ha davvero ben introdotto la puntata di oggi, Quartetto Cetra in un vecchio palco della Scala. Non parleremo della leggerezza meravigliosa del Quartetto Cetra, mandiamo un bacio alla signora Lucia Mannucci che ha compiuto 85 anni lunedì scorso, lunedì 16 maggio, non lunedì scorso. Ma lei è un amante del bel canto, della lirica? Certo, della lirica, soprattutto quando ci sono delle cantanti bellissime come la sua ospite di oggi. La mia ospite di oggi che ha cantato, sembra, fra l'altro, alla Scala. Dice, sembra una bambola. Chiara Taigi, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Chiara, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. No, così io presto vi regalerò una canzone che si addice a un uomo. Però, come ho detto a te prima, Pino, perché non rompere gli schemi? Allora, l'ultima canzone di Tosti. Io ti ringrazio, ringrazio davvero. Grazie. Chiara Taigi, al pianoforte il maestro Leonardo Quadrini. Grazie, grazie, grazie davvero, in bocca al lupo, so che stai partendo per il Giappone. Sì. Chiara Taigi, grazie. Grazie, grazie. Sempre.